Ciao ragazze, vi piace il mio nuovo borsa? E se vi dicessi che l'ho fatta io? In questo video tutorial vediamo passo a passo come realizzarla. Mi raccomando, se questa tipologia di video vi piace, lasciatemi un bel like e iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritte. Mi potete trovare anche su Instagram come aloha.vero. Io ho un vero amore per due accessori, scarpe e borse. E siccome realizzare scarpe mi risulta abbastanza difficile, mi sono dedicata a realizzare le borse. Farle super semplice e divertente. E voi volete mettere la soddisfazione di averle fatte con le vostre mani? Io ne sono entusiasta. Così tanto che potrei anche pensare di venderle. E poi scegliendo diversi colori a contrasto si avranno sempre nuove borse personalizzate. Ed ora passiamo al tutorial. Per prima cosa prendiamo la nostra retina preformata e segniamo con un pennarello la trama che vogliamo dare alla nostra borsa. Io utilizzerò due colori, il bianco per fare i contorni e il rosa per fare le parti interne. Il lato lungo corrisponde a 31 quadratini. Con il pennarello segno il contorno esterno che realizzerò con il filo bianco. Considero un bordo tutto attorno alla borsa di 3 quadratini che segno con il pennarello. Ho così lo spazio che occuperà il filo bianco. Lo spazio interno sarà invece con il filo rosa. Per creare la parte interna segno 10 righe orizzontali alte 3 quadratini. Segno tutto con il pennarello, così da avere il primo schema della borsa. Faccio la stessa cosa per la parte di sotto. Per semplicità comincio a realizzare la parte interna con il filo rosa. Prendo l'ago apposta per lana con l'asola bella larga e comincio a realizzare la riga orizzontale. Io utilizzo un filo piuttosto sottile e per non far sì che si veda la retina sotto faccio due passaggi per quadrato. Ad un certo punto il filo finirà e vi rimarrà del filo in eccesso. A questo punto si sceglie il lato della borsa dove si andranno a nascondere tutti i fili. Per nasconderli basterà o infilarli nella trama o bloccarli con della colla a caldo. Qui scegliete voi, tanto questo lato qua sarà quello interno e sarà coperto dal tessuto. Realizzare la borsa non è difficile, ma occupa parecchio tempo. Di solito ci metto dalle 10 alle 15 ore. Io però lo trovo piuttosto rilassante e non mi pesa. Ecco finita la prima riga. Adesso procediamo con la seconda, facendo passare il filo nello stesso quadratino occupato dalla riga sotto. In questo modo la retina di plastica verrà coperta. Vado avanti così riga per riga, completando tutto il quadrato interno alla borsa. Piano piano la nostra borsa sta prendendo forma. Ora procedo con l'altra sezione più piccolina. Mantenendo lo stesso bordino laterale di 3 quadratini, mi segno con il pennarello gli spazi che occuperanno le righe orizzontali con il filo rosa. Le righe avranno la stessa lunghezza e altezza di quelle fatte prima. Cuciamo anche la parte più piccola, sempre allo stesso modo, passando nei quadratini due volte. Per la parte sotto della borsa, sempre con il filo rosa, creo una riga centrale della stessa lunghezza delle altre. Stessa cosa faccio per le due alette che sporgono dalla retina. In questo caso le striscioline create con il filo rosa saranno più piccole. Finita tutta la trama con il filo rosa, procedo con il filo bianco per completare i bordi. Nelle parti di congiunzione della borsa faccio attenzione a non passare sopra la retina di plastica il filo bianco. Questo mi agevolerà quando ripasserò il filo per chiuderla. Una volta completata la borsa, creo il rivestimento interno ritagliando del tessuto. Io ho scelto questa a fiori, perché quello in stile tropical mi deve ancora arrivare. Con un pennarello disegno la sagoma della borsa, tenendomi leggermente larga di circa 1 cm. Poi ritaglio la sagoma e la fisso sul lato dove i rimasugli di filo, in modo da coprire quel lato. Fisso tutto con colla a caldo o se preferite potete anche decidere di cucire la stoffa sulla borsa. Io per comodità uso la colla a caldo. Adesso che la borsa è completa, devo posizionare le chiusure. Le chiusure potete decidere se applicarle in questa fase, come faccio io, o applicarle all'inizio prima di cominciare a cucire la retina con il filo. Io, per come è strutturata la borsa, devo farlo adesso. Segno con una penna dove posizionare le due chiusure, perché devono essere alla stessa altezza. Applicare la chiusura a girello è molto semplice. Basta far passare le due alette di metallo nel tessuto e poi piegarle per fissarla. Cosa un po' più complicata è però la chiusura quadrata. Dobbiamo disegnare la sagoma centrale e ritagliarla con un taglierino o un paio di forbici. Fissiamo la chiusura con delle vitine che danno nel kit e controlliamo che l'incastro funzioni. Ora non ci resta che assemblare la borsa cucendo con il filo bianco le parti di congiunzione. Quindi cuciamo le alette sui bordi laterali che vanno a formare la borsa. Cuciti entrambi i lati, ecco la nostra bellissima borsa. Per dare più volume alla pellicetta mi aiuto con un ago in modo da districare bene i fili bianchi.
Ora non ci resta che aggiungere la catenella. Per fissarla basterà agganciare l'ultimo anello alla rete e al tessuto o cucirlo alla borsa. Ed ecco la nostra splendida borsa finita. Bene ragazze, spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto lasciatemi un bel like. Per qualsiasi domanda scrivetemi qua sotto nei commenti. Io qua vi lascio altri due video sempre in tema fai da te che secondo me potrebbero interessarvi. Noi ci vediamo alla prossima. Aloha!